È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis. Capitolo 14. Un forte senso di nausea si insinuò in lui facendogli gonfiare istintivamente le guance d'aria. Il suo intero corpo fremeva ancora e la pelle bruciava proprio sui punti in cui le cinghie avevano preso il loro posto. E nonostante i due infermieri gli avessero dato il via libera per poter finalmente lasciare quel luogo infernale, lui si trovava ancora ai piedi del lettino. Il pavimento freddo era a contrasto con la sua persona che stava ribollendo sia dentro che fuori. Benché fosse solo la sua immaginazione, e ormai era talmente abituato a quelle visioni da non poter distinguere dalla realtà, vedeva le vene muoversi sotto la sua pelle in modo frenetico e bizzarro, quasi volessero uscire fuori e scappar via per il troppo sovraccarico di veleno. Portò una mano al petto, premendo con forza su di esso, cercando di costringere i suoi polmoni a raccogliere l'aria che stava ingiustamente rifiutando. Il respiro era corto e pesante, tanto da far riecheggiare nell'aria un suono proveniente dalla sua gola, simile ad una macchina ormai troppo vecchia da poter manovrare. Gli occhi volevano chiudersi e chiedevano pietà. Per troppe ore era rimasto a lamentarsi e ad urlare, a chiedere un po' di pace per la sua povera testa che stava letteralmente scoppiando. E quella volta Harry sentì di rischiare davvero grosso. Lo stesso pensarono Josh e Fred, quando il ragazzo, dopo essere stato attraversato da una lunga dose Xenox, perse conoscenza e cadde in un lungo sonno, o meglio, decesso. Quelle ore per Harry furono solo buio e tanto freddo, non sapeva esattamente come, ma lo Xenox, o anche Codice 21, era capace di farti cadere nell'oblio, facendoti provare un pizzico di quello che è la morte eterna. Josh non amava particolarmente quella sostanza. Concedeva al paziente ore infinite di sonno, e quella per lui non era di certo una tortura. Ma quello che l'infermiere non sapeva era che la sostanza ti distruggeva ogni qualvolta ti veniva somministrata. Harry ne aveva assunto così tanta da potersi definire morto. Forse preferiva l'effetto contorto del codice 34, perché in fin dei conti riusciva a percepire la sua vita ancora nel mondo degli umani. Lo Xenox invece ti privava di tutto ciò. L'unica cosa che voleva Harry era rifugiarsi in un angolo della sua camera, dove nessuno avrebbe potuto sfiorarlo, e se avessero provato a farlo, ne avrebbero subito le conseguenze. La porta del laboratorio si aprì lentamente, emettendo un fastidioso scricchiolio. Uno spiraglio di luce irradiò la stanza dove poco prima regnava il buio. E da lì apparve Eva Grimbel, l'essere che aveva trasformato Harry Style in 6735. La donna entrò nella stanza, i suoi tacchi che si schiantavano sul pavimento e poi sui timpani del ragazzo, che d'istinto coprì le orecchie cercando di mandar via il suono acuto emesso dalle scarpe. Eva accese le luci, illuminando così la stanza in modo da poter guardare in pieno il mostro che aveva di fronte. Indossava il solito camice bianco, mentre i capelli neri erano raccolti perfettamente, le labbra tinte di un rosso scuro e l'espressione di chi aveva affrontato il diavolo con le sue stesse mani. Harry ricambiò il suo sguardo, ma non parlò, non ne aveva la forza. La dottoressa Grimbel non poté fare a meno di fissare gli occhi verdi di lui, iniettati di sangue e odio, e per un momento si sentì intimorita da quel ragazzo che ora sembrava solo un mucchio di ossa. Si avvicinò di qualche passo, mantenendo però una distanza tale da non poter scatenare l'ira di 6735. «Mi dispiace che sia andata così», mormorò Eva con voce fintamente triste. «Ma tu non hai ascoltato 6735. Dovevi venire nel mio ufficio ieri, eppure non ti ho visto». Sospirò poi, scuotendo di poco la testa. La dottoressa allora si mise all'altezza di Harry, con la fedele agenda appoggiarsi sulle cosce nude, la schiena piegata in avanti in modo da essere faccia a faccia con il ragazzo che, nonostante la vicinanza, sembrava non volerle far del male. Probabilmente ancora scosso dalle dose eccessive di Xenox che lei stessa aveva prescritto. «Io ho bisogno di sapere, e tu hai bisogno di riposo.
Effettivamente era cambiato molto da quando lei lo aveva visto per la prima volta. Le guance, un tempo paffute, adesso erano scavate e delle fosse prendevano a fargli spazio sulle clavicole. Il corpo fin troppo asciutto e la pelle biancolatte, quasi grigiastra, come se stesse scomparendo. Harry schiuse le labbra rose e screpolate, boccheggiando, cercando di parlare, ma cervello e bocca non comunicavano. Ne uscì solo un sospiro colmo di stanchezza e bisognoso di cure, che di certo la Grimbel non gli avrebbe dato. «Non hai altra scelta. Devi farlo», disse in un sussurro la dottoressa. «Altrimenti sarai il tuo stesso assassino». E detto ciò, si alzò definitivamente, avanzando a grandi passi verso la porta marrone. «Dirò ai due incapaci qui fuori di non importunarti, ma sai bene che se non mi fornirai ciò che voglio, tutto ricomincerà, e a quel punto per te sarà la fine». Le parole della dottoressa lasciarono dell'amaro in bocca ad Harry, che senza guardarla nemmeno stava cercando di focalizzare il luogo in cui si trovava e di realizzare appieno ciò che gli stava accadendo. Quasi non si rese conto di quando la dottoressa lasciò la stanza e di quando i due infermieri, che Eva aveva definito incapaci, lo presero di peso per scortarlo fino alla sua camera. La canzoncina che tanto detestava adesso sembrava lontana di miglia e miglia, ed Harry avrebbe fatto di tutto pur di sentirla con chiarezza e di maledirla con tutte le sue forze, ma di forze non ne aveva. Si era lasciato trasportare con una tale facilità da sentirsi inutile, privo di alcuna voglia di vivere. Ma forse quella gli era stata tolta fin da quando aveva messo piede alla Redwood. Ora si trovava disteso sul letto, a stento riusciva a muovere le dita dei piedi. Gli occhi vagavano per il soffitto bianco e vuoto come lo era lui. Ciò che lo faceva stare ancora più male era non avere una scelta. Le cose andavano come dovevano andare e lui doveva solo adeguarsi. Ma tutto questo lo stava facendo dissolvere. Lux si trovava seduta al tavolino insieme a Dave e Azzura. Il piatto colmo di cibo giaceva davanti a lei. Per più di una volta la ragazza dalla pelle olivastra le aveva chiesto come si sentisse e lei, stanca ormai di dover dare la solita risposta, si limitava ad annuire, per poi rimettersi a fissare il tavolo in fondo alla sala dove Harry le aveva chiesto di cenare insieme a lui. Era stranamente felice all'idea di poter parlare con lui o semplicemente di stargli vicino per un paio d'ore. Harry le ricordava terribilmente il suo passato. Il solo sguardo negli occhi lo riportava un anno prima, dove lei e Freya si divertivano a parlottare sulle ragazze che con vesti succinte cercavano di attirare l'attenzione maschile. Ricordava il profumo dolce dei cornetti appena sfornati al bar della scuola, le ante degli armadietti che si chiudevano in scanti assordanti e la malinconia mattutina di cui sentiva la mancanza. Ripensava ad Elise e a quando il sabato sera si riunivano per raccontarsi di come era andata la settimana e i suoi genitori che ogni notte le auguravano la buonanotte dandole dei baci sulle guance. A Lux mancava tutto ciò. Il vuoto che le si era formato in corpo quando era entrata a Redwood lo aveva inconsciamente colmato Harry. Nonostante lui non ricordasse di lei e soprattutto non avesse la minima idea di chi fosse, Lux trovava in lui quella casa in cui voleva disperatamente ritornare. «Dovresti mangiare», le intimò Dave mentre si portava alla bocca una cucchiaiata di quello che doveva essere il purè di patate. Azzura, a quell'eccessiva quantità di cibo, fece una smorfia. «E tu dovresti mangiare meno», lo prese in giro dandogli una leggera gomitata. Il ragazzo le sorrise con la bocca ancora piena per poi prendere un sorso d'acqua. «Non ingrasso, non preoccuparti. E anche se dovessi farlo, resterei comunque attraente», lo canzonò facendole un occhiolino. E a quel gesto Azzura alzò gli occhi al cielo. «Comunque non ha tutti i torti, Lux. Devi mangiare», la rimproverò di nuovo, mentre con mossa repentina si portò i capelli su una spalla. L'altra scrollò semplicemente le spalle facendosi sfuggire un sospiro. «Mangio quando ho fame. E in questo momento non ne ho affatto», disse sinceramente sperando che i due ragazzi smettessero una volta per tutte di darle ordini, che lei in fin dei conti non avrebbe mai eseguito. Il suo stomaco era aggrovigliato in un vortice di emozioni che nemmeno lei riusciva a distinguere. Sentiva solo una grande tristezza ad avvolgerla, e questo bastava per impedirle di mangiare. La sala pululava di pazienti che chiacchieravano tra di loro, e adesso Lux li vedeva solamente come compagni di un incubo che non avrebbe mai avuto fine.
Tutti quella sera sembravano di buon umore, tranne lei. Persino Dave, che stava sempre sulle sue e che manteneva un'espressione di irritazione perenne, non riusciva a togliersi il sorriso dal volto. Sorriso che fu smorzato quando Louis prese posto vicino a lui, senza chiedere il consenso di nessuno. Rimase lì, con le braccia sul tavolo a guardare Dave e Azzurra, per poi soffermarsi su Lux. Gli occhi non erano tornati dell'azzurro rubato al cielo, ma erano rimasti di quel colore inesistente paragonabile a nuvole iniettate di grigio. Eppure il suo volto sembrava quello di una volta. Un sorriso timido gli sfiorava appena le labbra e le guance erano leggermente più rosse, probabilmente per la vergogna a cui si stava sottoponendo. «Volevo dirti che mi dispiace, Luxia», le disse quasi in un sussurro, come se volesse che solo lei sentisse le sue parole. «Sappi che se fosse stato in me, non avrei mai fatto nulla di simile. Non a te, perlomeno». Dave allora fece scorrere lo sguardo da Lux a Louis, senza intromettersi in qualcosa che non lo riguardava, ma sarebbe stato pronto a farlo nel caso in cui il suo amico avesse perso la testa. «Non importa», disse Lux. «Non ce l'ho con te, davvero», ammise con franchezza sorridendogli. Credeva di doverglielo in qualche modo. Sentiva nel profondo che quel gesto un po' se lo meritava. Forse per Freya, o forse per i suoi compagni, o per Dallas, o Harry, ma lei credeva fermamente di dover soffrire e di subire l'ira che gli altri gli avrebbero dovuto riservare. «I tuoi occhi però...» E senza che potesse completare la frase, lui se la precedette. «Non torneranno normali». Si schiarì la voce e rimase in silenzio per un po', come per trovare il coraggio di riuscire a proseguire il discorso. «Resteranno così. Non ho capito esattamente il perché. Mentre me lo spiegavano, non facevo che pensare a te e a quello che ti ho fatto». E alle ultime frasi aggrottò le sopracciglia, ripensando all'episodio accaduto il giorno prima e che lo aveva catapultato in una categoria in cui lui non voleva affatto stare. La stessa categoria di cui faceva parte 6735, i pericolosi da cui stare alla larga. «Lux, non me lo perdonerò mai». Luxia, senza fare troppi complimenti, si sporse in avanti, poggiando le mani sulle sue. «Va tutto bene, credimi», lo rassicurò accarezzandogli la mano, a dir poco gelata, che sotto la sua pelle calda sembrò sentirsi al sicuro. «Io sto bene e non voglio che tu ti senta in colpa, perché sappiamo entrambi che non è colpa tua», gli disse guardandolo negli occhi, e proprio in quell'istante la ragazza capì che non aveva paura del colore degli occhi di lui, ma di ciò che essi nascondevano. «Ma gli altri non lo sanno», pensò Louis, sentendosi invaso da un sentimento di odio e risentimento che non faceva parte di lui, ma che purtroppo si era impossessato del suo corpo. Eppure lo diede a vedere, annuì a malapena sotto lo sguardo di tutti i presenti che sentiva su di sé, ma quello che si sentiva bruciare di più addosso era quello della ragazza che aveva ferito. Anche Louis se n'era andato, trascinato dalle acque di un fiume, senza più ritrovare la via del ritorno.